Mister Holocaust, oggi sei particolarmente di cattivo umore. Si può sapere cosa c'è? C'è che la pizza che mi hai portato a mangiare ieri avrebbe fatto morire di cacarella un maiale, per quanto faceva schifo. Non lo so, a me sembrava buona. Da quando è buon gusto, faccia di pezza? Non saprei, la mia capricciosa non era male. Tu hai preso la porca vacca con aggiunta di cozze, senape, rucola, Levati dal cazzo, furbo, devo iniziare la posta di Mister Holocaust. Dobbiamo sempre parlare dei cazzi nostri prima di iniziare, è possibile? Salve a tutti cari amici, benvenuti in un altro episodio della posta di Mister Holocaust. Caro Mister Holocaust, io ce l'ho a morte con il mio oramai ex gelataio, perché mi fa pagare sempre il doppio rispetto agli altri clienti. E come lo torturo? Gabri Grutta. Caro Gabri Grutta, innanzitutto complimenti per il nickname. Come ben saprai, l'allitterazione alletta gli allocchi. Ma veniamo al dunque. Per come la vedo io, ci sono due opzioni. Numero 1. Sequestra il gelataio. Dagli una botta sulla nuca con un corpo contundente e fallo rinvenire in un luogo insonorizzato. Pesalo. E a questo punto taglia gli arti o altre parti del corpo fino a quando non gli avrai fatto perdere la metà del suo peso corporeo. È importante che tu lo lasci in vita, quindi attento al fattore dissanguamento. Non sai quante figuracce imbarazzanti ci ho fatto io per questo motivo. A questo punto, seguendo la tua ricetta preferita, fa un gelato aromatizzato alle parti del corpo del tuo oramai ex mezzo gelataio di fiducia. Quando il gelato sarà pronto, costringi il gelataio a mangiare tutto il gelato che hai prodotto. Se e quando la tua vittima sarà sopravvissuta e avrà consumato tutto il gelato, puoi liberarla dicendo: era tanto difficile? Taglia a metà i prezzi così come ho fatto io con il tuo corpo e dammi del gelato, pesta pozzanghere! Oppure, in alternativa, vada un altro gelataio. In genere sono tutti delle brave persone e fanno prezzi ragionevoli. E poi fanno il gelato che piace a tutti, anche a Mister Holocaust. Caro Mister Holocaust, una mia professoressa ci assegna tantissimi compiti per le altre classi. Che cosa dovrei fare? Rain Channel. Rain Channel, che cosa vuoi fare? Devi fare i compiti! Anzi, dal momento che ti stai lamentando te ne farò assegnare ancora di più, piccola testolina di cazzo. Non ti vergogni! Guarda che i compiti ti fanno crescere e maturare. Dovresti solo essere grato a quella povera donna della tua professoressa che si dà la pena di assegnarti qualcosina in più mentre tu ingrassi come un piccolo porcellino viziato sotto le cure amorevoli dei tuoi genitori. Vergognati! Vabbè, sti cazzi, te lo dico, Rain Channel. In realtà io sono affiliato alla lobby degli insegnanti stronzi e sono delle persone spassosissime. Vedessi quante risate il giovedì sera facciamo la partita di bridge e si sparla delle reazioni degli studenti quando vengono tartassati. È bellissimo vedere gente frustrata ed invidiosa della gioventù che tartassa e annienta l'autostima di intere generazioni. Ma non sono tutte rose e fiori. Sfortunatamente esistono anche gli insegnanti validi e appassionati che fanno del bene ai giovani. Bah. Ah, comunque, vedrai il tuo carico di compiti appesantirsi ancora di più. Babbaleo, goditi la scuola! Caro Mr. Holocaust, visto che sei giallo, provieni dall'Asia, the captain. No, ma parlo un cinese mandarino discreto. Ni hao, wo jiao holoke xianxiang, wo bu kao xingren chene, wo taiyan nimen dou. Furlo, prendi una bacinella, sto per sentirmi male. Eccola. Oddio, spero che tu ti senta meglio, amico. Oh no, di nuovo! Babbeo!